Virginia Raggi, il sindaco di Roma, è al lavoro per mettere a punto la sua squadra. Poco fa il suo staff ha fatto sapere che la giunta è ormai chiusa. Restano però le tensioni sulle quali prova a mettere il punto Luigi Di Maio. Si dice si tratta soltanto di pettegolezzi raccontati dai giornali. Monica Giandotti. La giunta è pronta e siamo già al lavoro. Sui giornali in questi giorni è stato scritto di tutto, tutte menzogne, ma questo non ci meraviglia. Sapevamo già che si sarebbero scatenati contro il cambiamento di Virginia Raggi e della sua giunta. Nessuna criticità, assicura Carla Ruocco. Domani pomeriggio dovrebbe esserci la prima riunione informale della giunta alla vigilia della presentazione ufficiale di giovedì, quando si riunirà anche l'Assemblea Capitolina. Un traguardo che però arriva dopo giorni di polemiche che hanno investito Virginia Raggi alle prese con la formazione della sua squadra. Prima le due nomine, Daniele Frongia, capo di gabinetto, e Raffaele Marra, suo vice, nelle quali sarebbe intervenuto lo stesso Grillo per chiederne la revoca. Poi i nervosismi con lo staff che la affianca e in special modo con Roberta Lombardi e Paola Taverna che, secondo la stampa, avrebbero ricordato a colloquio ieri con la sindaca la morale della squadra. A Roma ha vinto il Movimento 5 Stelle e non la singola persona. Eppure Virginia Raggi sembrerebbe non disposta a rinunciare alla sua autonomia. A mediare, secondo le ricostruzioni, sarebbe Luigi Di Maio che in passato quelle nomine non le aveva contrastate e in particolare quella di Raffaele Marra, finito nell'occhio del ciclone per le precedenti collaborazioni con Alemanno e Polverini. Oggi è proprio Di Maio a smentire i rumors sulle tensioni interne. Solo gossip, scrive in un post sul blog 5 Stelle. Siamo compatti e forti e ci aspettavamo che tutti sarebbero stati contro Virginia e la sua giunta.